Chateau d'Ambolé 1996, Blanc de Blanc. 930 euro. 930 euro. Niente, non c'è più nessuna reazione. Telefona tra vent'anni. Da quanto è che cucini? Tutto il pomeriggio. Eugenio? Twittavo. Io adesso non so. Abbiamo perdonato tutto, ma perdonato cosa? Il Rolex. Il SUV. Gli slip. Simona. Non so rispondere. Fuma. Sì, è l'unica che conosco che ha cominciato in gravidanza. Il bimbo resta piccolo. Era infantino. Invece pensa. Avete già deciso come chiamarlo? Sì. Bernardo. No. È bellissimo come Bertolucci. È il maschile di Bernardo, eh. Luca, Matteo, Paolo, come te? No. Bruto? No. Se spingi qualcosa, dai, più Burnic. Non mi viene, ma arrendo. Dai, diccelo. Non sta scherzando? No. Ma certo che sta scherzando. Ma non scherzo affatto, ci piace molto, è originale ma classico, perché... Non mi piace? No, non mi piace. Simona, tu sei l'incarnazione della disfatta del nostro paese. Insomma, sì, prende lezioni da uno che ha chiamato i figli pinne e scintilla. Parla! O parlo io! Guarda, guarda, amore, hai 10 tweet. Sì. Allora twittami sto cazzo, io mio figlio lo chiamo come mi pare, capito? No, non puoi! Ciao mamma, come va? Benissimo, bella serata. Siamo nel 2000! Tu pensi che io sia omosessuale? Non ho mai visto quella donna, a parte Betta. Con Betta tutto, anche le cerette. Adesso lo dici. Diglielo. Non sono pronti. Pronti a cosa? Notizie per i fan di Star Trek. Sappiamo già che Roberto Orci, produttore e storico collaboratore di J.J. Abrams, non curerà la regia del terzo capitolo della nuova saga di Star Trek. La ricerca del regista continua e pare che i 5 candidati presi in considerazione siano Rupert White, regista de L'alba del pianeta delle scimmie, Morten Tildum, Justin Lin, Duncan Jones e Daniel Espinosa. La Paramount punta a rilasciare la pellicola nel 2016, celebrando in tal modo il 50° anniversario della serie. Per sapere nuovi sviluppi, continuate a seguirci e scaricate la nostra app di Film Is Now. Al prossimo video!